Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi consueto appuntamento con il video dei prodotti terminati per quanto riguarda la cura della persona e come al solito ho sempre un sacco di roba da farvi vedere. Non mi perdo in chiacchiere e parto subito dai prodotti per il viso. Allora, ho terminato due confezioni di questo detergente di Avon della linea Clear Skin. Sono praticamente identici, questo è quello più vecchio, questo è quello più nuovo, perché Avon piace cambiare i pack dei prodotti tanto per. Comunque era un detergente in gel, c'è qualche residuo, sì, qui. È un detergente in gel con delle microparticelle blu che vanno a fare uno scrub meccanico. Oltre a fare uno scrub meccanico fa un'esfoliazione chimica perché ha il 2% di acido salicilico, mi sembra. Sì, 2% di acido salicilico, quindi io lo massaggiavo sul viso, lo lasciavo agire un pochino, magari 30 secondi, un minuto, e risciacquavo per avere una pelle super super pulita e purificata, liscia, e aiutava anche a sgonfiare i piccoli brufolini, le imperfezioni, quindi insomma mi piace tantissimo, lo sapete, non so se lo fanno più, comunque è un 125 ml, mi piace tanto, forse me ne è rimasto un altro. Non credo che lo ricomprerò più, mi sposto direttamente su altre marche. Poi, allora, un tonico che mi ha regalato un mio cliente, praticamente è la linea My Beauty, tonico ai petali di rose, con rosa e camomilla, è un mezzo litro, mi è piaciuto tantissimo, sono andato a fare dei lavori lì, ci siamo messi un po' a parlare di cosmetici e lui mi ha detto guarda, prova questo qui. Ah, l'odore è quello dell'acqua di Rose Roberts, uguale identico, solo che questo qui... non è trasparente come colore, ma è rosa. Non so se vedete qualche residuo dal tappo, vedete? Mi è piaciuto tantissimo. Rispetto al tonico acqua alle rose di Roberts, questo è leggermente più idratante, un po' più nutriente. Infatti l'ho utilizzato come unico prodotto dopo la detersione per l'estate, perché sulla pelle io non tollero niente quando fa caldo. Se mi metto le creme, mi diventa la pelle asfittica, si fanno i pori così. Quindi io d'estate uso solo il tonico e mi è piaciuto tantissimo. Devo dire che lascia la pelle anche liscia, morbida, setosa, quindi sì, ve lo consiglio. Il sito è www.generalspray.com. Poi ho terminato un siero di Avon. Vedete, sto dando fondo a tutte le mie scorte di Avon perché voglio proprio smaltire tutto. Un 30 ml. Questo qui, è il siero all'acido ialuronico all'1,5%. Devo dire che mi è piaciuto, sì. Ed è un acido ialuronico a più pesi molecolari. Vi faccio vedere il pack, è finito, non ce n'è proprio più, finish. E mi è piaciuto perché idrata molto, ma per l'estate secondo me non è troppo indicato perché ha comunque una sua sorta di, passatemi il termine, di pesantezza, perché ha, oltre all'acido ialuronico, ha anche molta glicerina, quindi la sensazione di pelle umida rimane. Non è che mi facesse impazzire, però come effetto plumping c'è stato. Idrata bene, non ha profumo, però non credo che lo ricomprerò. Mi piacciono i sieri all'acido ialuronico un po' più leggerini perché li uso specialmente d'estate. Poi un siero che mi ha fatto impazzire già dalla prima settimana d'utilizzo è questo qui di Evelyn. Questo mi è stato regalato a Bucarest, quest'inverno a febbraio, ha il 15% di vitamina C. Più acido ferulico e resveratrolo e è veramente una bomba. È costato sui 5-6 euro. Provate a cercarlo su makeup.it o su Notino. Guardate, vi faccio vedere come la marca si chiama Evelyn Cosmetics. E mi ha fatto impazzire perché, allora, innanzitutto ho visto proprio l'effetto schiarente sulla pelle, ma proprio a occhio nudo. Vedete che è terminato. Non so se riuscite a vedere, ma comunque vi faccio vedere che non ce n'è più. Finish. Ha un buonissimo profumo di arancia. Dopo una settimana di utilizzo costante e continuo, utilizzato 2-3 volte al giorno, ho visto proprio la pelle più schiarita, lenita. Aiuta a mandare via le piccole imperfezioni, le piccole macchioline, magari le macchioline da post brufolo. E mi è piaciuto tantissimo. Illumina la pelle, la schiarisce. Ve lo consiglio assolutamente, mi sono trovato benissimo e non è un siero leggero, ha una sua consistenza anche questo qui. Infatti l'ho utilizzato come unico prodotto in inverno perché ha una sua quota, come posso dire, quasi una sua quota
grassa, però in realtà è un siero in gel e sulla mia pelle fa lo stesso effetto dell'Advanced Nighter Wear, quindi una pelle turgida, rimpolpata, idratata, lenita, è una bomba. Quando vi svegliate la mattina, effetto wow, super promosso da ricomprare assolutamente. Poi ho terminato, sempre per il viso, questo contorno occhi di Faberlic. L'avevo preso 2-3 anni fa, 4 anni fa, non mi ricordo, vedete, è finito. Io poi, quando non esce più dal pack, taglio e con un cotton fioc vado a tirare fuori i residui e li metto, diciamo, nella zona perioculare. Allora, mi è piaciuto un sacco, ha una consistenza, una cremina, ma è molto molto leggera, si spalma bene, si assorbe benissimo, idrata, non tantissimo, ma idrata e lascia la zona liscia e levigata. Super promosso, super consigliato, ma Faberlic ha chiuso i battenti fino a non si sa quando. Poi un contorno occhi di Kiehl's alla vitamina C. Questo l'ho trovato nel calendario dell'avvento del 2021. Allora, vi devo dire che i prodotti Kiehl's per me sono strani, cioè hanno delle formulazioni un po' strane, non so come dirvi. Questo è un contorno occhi con acido ascorbico, quindi vitamina C in silicone, quindi praticamente ha una texture che inizialmente spalmandolo sembra vellutata, è una cremina comunque, una crema che si spalma molto bene. La texture all'inizio sembra vellutata, ma poi spalmando e massaggiando esce fuori la grande quota di glicerina, perché infatti è al terzo posto, quindi vi rimane il contorno occhi sempre perennemente appiccicoso e umido. Proprio una sensazione fastidiosissima che io non tollero. Comunque magari potrebbe essere utilizzato. Potrebbe essere più consigliato per una pelle normale e secca, devo dire che però l'effetto schiarente c'è, quindi se avete la pelle grassa state lontani da questo prodotto, ma se avete una pelle secca e normale ve lo consiglio. Ecco qui, si chiama Powerful Strength Line Reducing Dark Circle Eye Serum, vabbè, sti nomi infiniti. Ok, quindi per efficacia lo promuovo, ma la texture insopportabile, soprattutto d'estate. Poi, terminati questi patch per estirpare i punti neri di balea, ce ne erano tre dentro, funzionano abbastanza bene, sono neri, quindi vedete bene quello che strappate. Devo dire che hanno funzionato abbastanza bene. Poi, terminato questa mini size Genifique Lancôme, che è uno dei miei seri preferiti in assoluto. Questa era una mini size, me l'avevano regalata l'anno scorso in un acquisto di un kit di Natale. Questo è un 7 ml, in più c'erano in regalo 3 di questi da 7 ml, 2 di quelli da 10 ml, altre mini taglie che vi farò vedere quando le terminerò. Un siero buonissimo, leggerissimissimissimo, è un siero ai probiotici come l'Advanced Night Repair di Estée Lauder, ma questo è molto molto più leggero, quindi facile da far assorbire, non lascia residuo sulla pelle, sparisce, lascia una pelle levigata, idratata e liscissima, ve lo consiglio, solo che costa un occhio della testa. Io ho la full size da 50 ml e penso che la aprirò magari primavera prossima. Poi, altro campioncino terminato, Clarins Hydra Essentiel, la crème désaltérante che l'ho utilizzata quest'estate quando sono andato in vacanza in montagna. Ecco qui, stessa cosa, acchiappo i residui con il cotton fioc. E devo dire che questa è una crema buonissima perché ha una consistenza abbastanza cremosa, ma si assorbe subito, ottimo profumo e ottimo potere idratante. Veramente buonissima. Questa non dico che mi prenderò la full size, ma magari una taglia da viaggio da 10-15 ml forse la prenderò quando avrò finito tutte le mie scorte di campioncini, perché sono praticamente sommerso dai campioncini. Però una crema assolutamente buona, veramente valida, soprattutto se avete una pelle normale secca. Questo era un 5 ml. Poi, terminato, tre campioncini di Erbolario. Balsamo multifunzione viso, barba e capelli. L'ho utilizzato come crema viso e è buonissimo. A parte il profumo, ma la texture, perché è un balsamo scorrevole, liscio, idratante e lenitivo. Veramente una piacevole sensazione averlo sul viso e la mia pelle non lo rigetta fuori, quindi forse me lo comprerò. Mi pare che costa sui 20 euro, non lo so, fatemi sapere se l'avete provato, comunque super consigliato. Poi, campioncino
Campioncino terminato con tornocchia alla centella di Erbolario, questo è un campioncino vecchio della vecchia formulazione, adesso non è più così la formulazione. E allora, questo qui era un gel trasparente che ho usato quest'estate proprio nei periodi caldissimi da applicare nel contorno occhi. Si assorbe in un lampo, non lascia alcun residuo, idrata e va a schiarire e, come posso dire, e a sgonfiare le borse. Magari quando vado al cinese il giorno prima, vado a letto che ho mangiato un sacco di sale, mi sveglio con gli occhi abbottati e questo mi ha aiutato tantissimo. Forse lo comprerò, devo vedere quanta glicerina ha, perché se ha molta glicerina non credo che mi piacerà, o magari proverò un tester, non lo so se ho qualche altro campione nuovo. Comunque questa formulazione mi è piaciuta tantissimo. Poi, terminato un Must Olio 31 di Just, questo era un 100 ml, che vi devo dire, sto coso è una bomba. È un mix di oli essenziali, di 31 oli essenziali, e è un multifunzione. Io l'ho utilizzato soprattutto diciamo per le contratture, per eventuali dolori dei tendini, dei muscoli, e fa sparire il dolore. Io non so come faccia, ma praticamente alterna una sensazione di caldo e freddo ghiacciato che a lungo andare mi hanno aiutato tantissimo per i dolori. Quindi, buono, poi a 1000 utilizzi, mi sembra come colluttorio, come per le punture d'insetto, adesso non mi ricordo, andate a vedere sul sito, ma lo ricomprerò assolutamente. Mi ha aiutato tantissimo quando ero, magari avevo contratture, dolori al collo, perché dormo in delle posizioni assurde. Comunque sì, veramente consigliato, questo poi è famosissimo come prodotto, quindi penso che lo conoscerete un po' tutti. Poi ho terminato questa maschera campioncino da 5 ml, è una maschera all'argilla rosa di Clarin, mi è piaciuta ma non tantissimo, a me non piacciono le maschere all'argilla che rimangono umide, io preferisco le maschere all'argilla che si seccano, che vanno proprio a tirare fuori l'olio dalla pelle. Perché ha una pelle grassissima, quindi questa per me è un po' deboluccia, però insomma, magari se avete una pelle normale mista la potete provare e fatemi sapere come vi trovate. Sfilza di balsami labbra terminati. Questi due presi al Carrefour, sempre a Bucarest, buono, mi è piaciuto. Molto simile al labello, vedete, sono finiti, ve li faccio vedere direttamente così. Ok. Mi è piaciuto, buon potere idratante, buona texture, non se ne va, buon profumo, mi piace. Fissa del momento sono i Leo Crema, questo qui all'olio d'argana, ne ho terminati due, vedete? È un profumo buonissimo di vaniglia. Buono, questo mi è piaciuto tanto. E poi non costano niente praticamente. Mi ricordano molto il mio balsamo preferito per le labbra, che era quello di Glisolid, che adesso hanno cambiato la formulazione. O comunque è arrivato a costare 4-5 euro, quindi secondo me non vale la pena. Poi altro burro cacao che mi è piaciuto tantissimo è di Isana, preso da Rossmann, che sarebbe il concorrente di DM. Buono, buono questo qui, ha anche un bel potere idratante, non se ne va a spasso per il viso. Questo mi è piaciuto un casino, infatti ne ho ricomprati abbastanza. Terminato, è quello della linea uomo, questo non lascia alcuna traccia di, diciamo, di olio, quindi è opaco, però idrata benissimo, nutre e rimane sulle labbra dalla sera alla mattina. Altro Leo Crema, questo è all'acido ialuronico, mi è piaciuto anche tanto questo. Praticamente questi di Leo Crema, l'unica cosa che cambia è qualche attivo, ma le formulazioni sono pressoché identiche. Questo invece di Primark non mi è piaciuto per niente, quello all'olio di jojoba. Il profumo sì, perché è un po' vanigliato, ma non mi piace perché come posso dire, con il calore si sfragna, rimane troppo papposo sulle labbra, ne lascia troppa quantità, quindi non mi piace assolutamente, ne ho anche un altro, ma non mi piace neanche quello lì.